Oggi prepariamo un piatto invernale, una bella pasta e lenticchie. Ci serviranno quindi delle lenticchie che ho già lavato, nel frattempo sono pure asciugate. Un bel trito di cipolla, carota e sedano. Avete visto come sono stata brava? Perché mi ha luccati sempre, Antonia, ma come? Ti fai mancare la carota, ti fai mancare il sedano? Ma che bolli ti fai? Io sono sprecisa, perché poi si ha già rispettato sempre tutto, se mi viene l'ansia della perfezione, io so così proprio. Un po' di salsa di pomodoro, del vino rosso, pasta piccola, che da noi una volta si chiamavano tubetti, la mia amica dice oggi di lupo, qua i nomi mo sono diventati internazionali, come ho fatto buone feste, buon Natale, là, quelle cose là. E dell'olio extravergine, poi sale, peperoncino o pepe scaramantico. Mettiamo 3-4 cucchiai d'olio in pentola, poi vi dico pure le dosi che ho fatto più o meno. Ricordiamoci che stiamo in un periodo che fanno un po' di dieta, facciamo mantenere leggeri. Versiamo il soffritto, io ho fatto più cipolle, perché a me la cipolla mi piace. Volendo, se non vogliamo soffriggere, mettiamo qualche cucchiaio d'acqua così stufiamo. Io soffriggo oggi, è sabato. Quando si è appassito versiamo anche le lenticchie. Io ho fatto 250 g di lenticchie e metterò un 350 g di pasta. Poi decidete voi un po' le proporzioni. Poi se ne facciamo un po' in più, questa è buona pure nei giorni successivi in frigorifero, riposata, invocata, come si dice a noi, invocata. Dopo un poco verso il vino. Che ci azzecca, che fa buon sangue il vino. Abbiamo visto, questa è la stessa preparazione del cotechino con le lenticchie. Quando si è asciugato aggiungo l'acqua, un paio di bicchieri. Le ricopriamo di acqua, poi mano a mano vediamo se ce ne serve dell'altra. Quando bolle aggiungiamo la salsa, ho messo 4-5 cucchiai. Portiamo a cottura per un 40-45 minuti, vabbè, assaggiamo e controlliamo se manca l'acqua, aggiungiamo acqua bollente. Promette bene. Per finire, del parmigiano grattugiato e magari qualche buccia pulita. Trascorso un'oretta, ho aggiunto dell'acqua in modo che cuocesse un poco più vivacemente, salo, assaggio, che è la parte sempre più bella di tutte. Promette bene, promette bene. Tagliamo la pasta. Anzi, metto prima sulla fiamma più alta, perché così prende subito il bollore. Portiamo a cottura aggiungendo, se necessario, sempre un altro poco di acqua bollente. Prepariamoci già un pentolino. Verso fine cottura, se piace ovviamente, aggiungiamo qualche buccia di parmigiano. Tiene una bella faccia invitante sta pasta e lenticchie.
Pancia mia, fatti capanna. Io la spingo e la faccio riposare qualche minuto, poi chiaramente vi regolate se vi piace più brodosa, meno brodosa, più azzeccata. Per me è giusta. Facciamo riposare coperto. Assaggiamola. Poco. E siccome a casa mia ho peperoncino, non piace a tutti, lo mettiamo a crudo. Come si faceva una volta. Io penso che può bastare. Un po' di parmigiano. E oggi pranziamo con un comfort food. Ciao!